Grazie mille, Presidente von der Leyen, cari colleghi. Io sono un po' stupito oggi. È chiaro che la campagna vaccinale era la più grande sfida insieme alla ripresa economica dell'Unione Europea per il 2020 e per il 2021. E come hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto, la Commissione si è giocata molto e si gioca molto su questa campagna. Volenti o nolenti, vi siete presi il palcoscenico, avete promesso che una gestione comune avrebbe portato dei benefici e una risoluzione del problema il prima possibile, ma non è stato così. E oggi io mi sarei aspettato che lei, Presidente von der Leyen, ci avesse spiegato in dettaglio cosa non è andato, perché è evidente a tutti che qualcosa è andato male, e ci avesse spiegato nel dettaglio cosa la Commissione farà per recuperare il terreno perso. E invece lei ha iniziato il suo discorso ricordandoci alcuni dei presunti successi di questa campagna vaccinale. Ha nominato anche il mio paese, che è stato uno di quelli più colpiti. Però questi successi vengono percepiti solo qui. I cittadini e i governi non li stanno percependo. E sinceramente lo spettacolo che abbiamo visto nelle ultime settimane di contrasti e dissidi anche all'interno del collegio dei commissari non sono stati certo un riconoscere i propri errori e ripartire. Io ormai sono qui da 7 anni e ho capito una cosa. A mio avviso il più grande difetto dell'Unione Europea è l'incapacità di riconoscere i propri errori e di correggere la rotta in tempo. Purtroppo è stato fatto con alcune regole, con alcune scelte con cui abbiamo affrontato la crisi del debito dell'Eurozona nel 2010 e oggi purtroppo la mia impressione è che venga fatto anche su questa campagna vaccinale. Non tocca a me ricordarvi l'importanza soprattutto su due aspetti. Quello della salute, che è quello che ci sta più a cuore, lo ricordavano i colleghi prima di me. Più velocemente implementeremo questa campagna, più vite salveremo. E l'altro aspetto, secondario ma altrettanto importante, è quello dell'economia. Sappiamo che chi prima vaccinerà, prima uscirà da questa crisi. Bene, i dati ci dicono che rispetto ai nostri competitor fuori dall'Unione Europea, rispetto al Regno Unito, agli Stati Uniti, all'India, alla Cina, a Israele, siamo ad oggi indietro di parecchie settimane. Qualche giorno fa alcuni analisti hanno stimato in 90 miliardi di euro il danno aggiuntivo da questi ritardi. Ecco, io vorrei vedere una cosa, Presidente von der Leyen, riconoscere chiaramente i propri errori, perché tutti sbagliano, non siamo infallibili, e sicuramente questa è una gestione complessa, e che lei ci dia chiaramente quali sono i passi concreti che volete fare. Perché lei si è data un obiettivo ambizioso, che è quello di vaccinare il 70% della popolazione europea entro settembre, ma vedendo lo stato delle cose ci pare ad oggi un obiettivo irrealistico. Quindi, con molto realismo, ci dica chiaramente quelli che sono gli obiettivi realizzabili e il motivo per cui un'entità come l'Unione Europea, che ha tantissimi professionisti, avvocati ben pagati, non è in grado di stilare un contratto o di farsi rispettare dalle case farmaceutiche, perché è evidente che ci sia un problema se un'Unione che è una potenza geopolitica non riesce a far rispettare i contratti che scrive da alcune multinazionali. Questo è un grande problema. Quindi io mi aspetto realismo, mi aspetto obiettivi chiari, quali che siano, e purtroppo dovremo ancora una volta, a mio avviso, valutare il fatto che l'Unione Europea, tra le parti del mondo sviluppato, ancora sarà l'ultima a uscire da questa crisi. Questo è un elemento di riflessione profonda. Grazie.